Oltre 2.000 etichette censite, un anno di lavoro e tutto il bel paese rappresentato nella sua declinazione slow e bio. Presentata a Milano, evento di apertura della Milano Wine Week, la guida Slow Wine 2024. Sono tantissimi vini molto molto buoni e quindi la selezione è molto complicata e questo dà l'idea della qualità e della forma in cui è l'enologia italiana. Dall'altra parte però affrontiamo numerosi problemi che stanno a cuore ai produttori, in primis il cambio climatico, che essendo loro agricoltori a tutti gli effetti sono la prima, diciamo, i primi che si accorgono veramente di quello che sta succedendo, quindi piogge molto altalenanti, siccità magari invernale tremenda mai riscontrata, poi grandissime piogge, arrivano le malattie, insetti nuovi che arrivano dall'Asia. Una filosofia, quella del mondo slow food, completamente sposata da Biodea, l'azienda aretina che da anni si sta impegnando nella produzione e distribuzione di prodotti per un'agricoltura sostenibile. La sostenibilità in questo momento sta andando a braccetto con l'innovazione, quindi in un momento di grande urgenza, non di emergenza come si diceva prima, perché ormai la crisi climatica è un dato di fatto, quindi non possiamo più considerarla una questione emergenziale, è sempre più importante fare ricorso alla ricerca scientifica. In questo caso l'incontro con Biodea per noi è stato un incontro di tutto vantaggio, una grande opportunità anche per approfondire dei temi che come associazione culturale che si occupa di cibo non avremmo potuto avere. Per Biodea la partnership con Slow Wine è di fondamentale importanza perché la nostra azienda condivide i valori e la missione che Slow Wine ha per il settore viticoltura. Quindi noi crediamo che attraverso l'utilizzo dei nostri mezzi tecnici e le pratiche agronomiche che consigliamo ai viticoltori siano perfettamente in linea con i valori che Slow Wine e Slow Food predicano da anni presso i loro presidi e presso le loro aziende, anche menzionate e premiate stamani nella guida. Questa è stata un'annata davvero particolare, difficile, non solo per la viticoltura, anche per l'olivicoltura, insomma per l'agricoltura in generale. È servito il protocollo Biodea in questo senso? Assolutamente sì, è servito perché nel protocollo è prevista anche un'assistenza importante, un'assistenza anche digitale. Abbiamo una piattaforma per monitorare qualsiasi tipo di evento, di malattia eventualmente presente e dare il supporto a altri prodotti serviti e consegnati alle aziende quali sono gli indici maggiori di criticità. Quindi quando in azienda poi c'è un agricoltore o un tecnico particolarmente attento ai cambiamenti climatici si interviene in maniera tempestiva e si va a dimostrare che si può fare della viticoltura sostenibile portando anche quest'anno, un'annata veramente difficile, dell'uva in maniera eccellente. La guida diventa così una bussola per orientarsi nel panorama italiano del vino, una fotografia del settore che allunga lo sguardo su tutto ciò che ruota attorno ad un bicchiere di vino. Il gusto, ma anche il rispetto dell'ambiente, la tutela della fertilità del suolo, la valorizzazione del lavoro in vigna e in cantina e il ruolo dei vignaioli nelle loro comunità.